Buongiorno a tutti, siamo venuti in delegazioni, rappresentanti della Regione Lombardia, del Veneto, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna, per evidenziare la situazione che si verificherebbe nel momento in cui eventualmente la direttiva che è attualmente in fase di elaborazione venisse approvata. Siamo venuti però non perché vogliamo negare la volontà di continuare nella direzione della sostenibilità e della riduzione dell'inquinamento. Siamo venuti per dimostrare come queste quattro regioni stiano lavorando da 15 anni in maniera seria ed efficace e stiano portando dei risultati molto importanti. Risultati molto importanti che, senza entrare nel merito delle riduzioni, che se volete poi vi facciamo avere nel dettaglio, che si possono rappresentare dicendo che il comparto padano sostanzialmente immette nell'atmosfera un terzo di quello che immette mediamente l'Europa, di quelli che sono i limiti stabiliti dall'Europa. Quindi, da un punto di vista, se noi vogliamo vedere come positivo il fatto che cerchiamo di evitare che il nostro pianeta continui ad inquinarsi, noi siamo tra i più virtuosi, siamo quelli che immettono meno sostanze inquinanti nell'atmosfera. Purtroppo noi viviamo una situazione difficile, che è quella di carattere orografico, perché la pianura padana è circondata per tre quarti da montagne, Alpi ed Appennini, per cui esiste una carente circolazione dell'aria, non ci sono venti, e quindi quando anche esistono delle sostanze che si creano, queste rimangono stanziali. Tant'è vero che noi le violazioni che l'Europa ci contesta non sono quelle legate alla quantità di inquinamento che immettiamo, ma sono il fatto che superiamo i giorni in certe centraline, superiamo i parametri stabiliti dalla legge, è solo quello. Quindi noi siamo venuti per dire che questa direttiva, qualora venisse applicata e venisse approvata, creerebbe delle situazioni insopportabili e inaccettabili sul nostro territorio. Dovremmo, per cercare di avvicinarci a quei parametri, e non siamo sicuri che riusciremo, perché, ripeto, noi abbiamo già fatto e stiamo facendo uno sforzo immenso, noi rischieremo di dover chiudere il 75% delle nostre attività produttive. Dovremmo impedire la circolazione dei tre quarti dei veicoli che oggi circolano. Dovremmo chiudere il 75% degli allevamenti e delle attività agricole del nostro territorio. Avremmo più del 60% dei nostri riscaldamenti che sarebbero fuori legge. Allora è chiaro che questa è una situazione che evidentemente ha poco di sostenibile. Ha poco di sostenibile da un punto di vista sociale, prima di tutto. La sostenibilità ambientale non può andare sconnessa e scollegata dalla sostenibilità sociale ed economica. Noi non chiediamo deroghe, chiediamo che l'Europa valuti la specificità di questi territori. Non è solo la pianura padana, ma ci sono alcuni territori in Catalogna, nella regione di Madrid, in Olanda e in Istria. Valuti e si renda conto che bisogna fare dei nuovi tipi di intervento, delle nuove tipi di valutazioni. Ci dicano se esistono scientificamente delle soluzioni per risolvere questo problema. Noi vogliamo continuare la battaglia contro l'inquinamento e per la sostenibilità ambientale, ma pretendiamo di farlo in termini che non distruggano un intero tessuto sociale, che non distruggono un'economia, che non creino dei danni inenarrabili ai nostri cittadini. Noi siamo pronti a collaborare.